oltre gli aiuti all'Emilia-Romagna di 1,2 miliardi del PNRR. La sintonia tra Meloni e von der Leyen emersa nell'incontro di Forlì ha molto di politico. Si guarda infatti al voto europeo e soprattutto al dopo. La Presidente della Commissione spera che il partito della Premier italiana non venga risucchiato dalle forze sovraniste. E di questo hanno sicuramente parlato nel lungo colloquio in terra romagnola. Ma non soltanto voto europeo. Sorprese arrivano dalle regionali ieri sera, mentre la Camera approvava le comunicazioni del guardasigilli Nordio sullo stato di salute della giustizia. Da Sardegna arrivava la notizia del sequestro dei beni del governatore uscente Solinas, voluto dalla Lega per un secondo mandato in merito ad un'inchiesta per corruzione. La reazione del Carroccio è stata durissima. Solinas ha visto la notizia. Questo che significa? È finita la corsa? Noi siamo garantisti, adesso non è che le scelte della politica dipendono dalla magistratura, anzi. A Palazzo Chigi invece incontro tra la Premier Meloni e il fondatore di Microsoft Bill Gates, che domani vedrà Mattarella. Sul tavolo soprattutto il delicato tema dell'intelligenza artificiale, al centro del prossimo G7 a guida italiana.